Buongiorno e bentrovati anche per questo appuntamento a Vera Mattina e anche quest'oggi saremo in diretta con tanti ospiti in studio, collegamenti per parlare di quella che è la cronaca e l'attualità che riguarda la nostra regione. Parleremo anche di tanti aspetti, il rapporto con il cibo, parleremo di anche chi apparentemente è stato tacciato di fare body shaming, poi avremo ospiti varie associazioni e vi parleremo di chi nella vita ha fatto qualcosa per la giustizia, ma in incognito. Questo è un po' il succo della nostra giornata, ma intanto ci andiamo tra poco a collegare con Sant'Elpidio a Mare, dove ci sarà c'è la nostra collega Donatella Lappa, per parlare di un caso che da poche settimane ci sta tenendo un po' col fiato sospeso. Poco tempo fa è morto un uomo all'interno della sua abitazione dopo che era scoppiato un incendio partito anche dal camino e a causa del monossido di carbonio è venuto a mancare perché ovviamente il monossido è un gas insidioso. Proprio ieri nella puntata di Vera Mattina abbiamo avuto ospite in rappresentanza dei vigili del fuoco Andrea Sebastiani Croce che proprio ci spiegava tra gli aspetti pericolosi anche quello del monossido, dal quale difficilmente ci si salva, specialmente se si è nella fase del sonno, ma è pericoloso anche se si è svegli, perché è rapida la sua saturazione all'interno degli ambienti ed è pericolosissimo perché è letale. Proprio per questo motivo, collegata con noi Donatella Lappa, c'è anche la moglie di questa persona, che è Maria Letizia Papini, che da molti giorni attende la soluzione. Donatella, racconta. Contaci. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io, come hai detto, sono qui con Maria Letizia Papini. Siamo qui davanti alla casa dove Filippo è morto. E come tu potrai ben immaginare, Daniele, è sempre tanto difficile per Maria Letizia tornare qui perché è una ferita ancora molto fresca e comunque un vuoto che lei non riuscirà a colmare. L'incidente, l'incendio è avvenuto il 29 gennaio scorso, proprio nella casa qui alle nostre spalle. Adesso vi mostro, è tutto transennato. E praticamente da allora Maria Letizia ha perso tutto, ha perso il suo Filippo, ha perso la sua casa, non ha più nulla, neanche i suoi indumenti. La stanno aiutando, le stanno fornendo delle persone amiche, anche attraverso i parenti, degli indumenti, quello che possono, ma la cosa più drammatica è che Maria Letizia da quel giorno, da quel 29 gennaio, dorme in macchina, per fortuna non completamente alla ghiaccio perché è ospitata all'interno del garage di una sua amica che le dà anche un piatto caldo, Pamela, che salutiamo e ringraziamo per quello che fa per Maria Letizia, ma purtroppo Pamela non ha un letto per Maria Letizia. E quindi noi siamo qui oggi per la seconda volta, dopo aver raccontato la storia di Maria Letizia fin dal primo momento, quando Filippo è venuto a mancare, quel lunedì pomeriggio intorno alle 17, per fare un ennesimo appello, per chiedere una casa, un alloggio per Maria Letizia e perché lei possa in qualche maniera, grazie ai vigili del fuoco, in sicurezza, tornare in casa a poter prendere quel poco che è rimasto, che si è salvato, che rappresenta, al di là del bisogno quotidiano, sono i suoi ricordi, le sue cose care. Lei ne ha assolutamente bisogno, come ognuno di noi, delle proprie cose e dei propri ricordi, tanto più in questo momento che vive questo grandissimo dolore. E sentite anche che adesso sentirete che purtroppo Maria Letizia non ha neanche la voce, perché è appunto dormendo sempre al In freddo, in macchina, macchina non ce la fa più e anche è diventata afona. Allora adesso lasciamo la parola a Maria Letizia che ci racconta anche dell'incontro che ha avuto esattamente una settimana fa, giovedì della scorsa settimana, con il comune di Sant'Elpidio a Mare e che però non è stata trovata una soluzione, non le è stato prospettato nulla per quanto riguarda un alloggio che lei chiede. Ecco, sono sempre qui a chiedere il secondo appello per chiedere una casina piccola, un alloggio e il sindaco mi ha detto che non c'hanno niente, prima ci stanno i stranieri, poi io invece io chiedo che come cittadina italiana chiedo che prima aiutasse a me e poi gli stranieri perché io ho bisogno, è un caso di emergenza e ancora stiamo in queste condizioni. Ieri addirittura ho chiamato, ho parlato con il segretario e mi ridicono
sono sempre quelle. Le parole a me non mi servono più, a me mi servono i fatti, a me mi serve un tetto, una camera, una cucina, un bagno, non chiedo niente, ma mi devono aiutare. Io non ce la faccio più, anche mi ci vale mezzo la salute, a stare in queste condizioni. Pure se hanno un cuore, io penso che non costano niente a trovarmi un alloggio, perché io ho parlato anche con l'ERP delle case popolari di Fermo, ma hanno detto: signora, guarda, se noi ci parla il sindaco, facciamo subito una domandina veloce, lei gli serve di emergenza e anche domani la diamo la casa. Per me loro non hanno voglia di trovarmelo, perché le case ci stanno vuoti. Io esigo che me la devono dare per forza, perché è un caso più che questo di emergenza, non ce l'hanno nessuno. Per carità, devono aiutare anche gli stranieri, per carità, però adesso ho bisogno io di essere aiutata, poi verranno loro, non che mi dicono sempre no, loro già hanno la precedenza perché hanno fatto il bando, stanno in gradatoria. Vabbè, io non c'ho una gradatoria, però siccome col foglio dei vigili del fuoco che ho perso tutto, non c'ho più niente, quello è come fosse uno sfratto come c'hanno le altre persone per prendere queste case, anzi il mio è meglio perché sono rimasta senza niente. E quindi me devono aiutare, io non ce la faccio più. Sì, se non mi aiutano con questo secondo appello, io li farò altri, andrò su Striscia la Notizia, io devo essere aiutata, non ce la faccio più a stare in queste condizioni. Ah, già mi manca il mio Filippo, poi tutte le cose che un giorno, tutto veloce, hanno murato tutto. Io ho detto: ma che avete murato a fare? Fatemi prendere almeno le cose che si è salvati. E mi ha detto: no, ma un giorno riapriremo. Quando? Sto giorno, come la casa, un giorno, quale giorno, di quale mese e di quale anno? Io mi sono stancata, non ce la faccio più, aiutatemi per favore, sto disperando. Letizia, Daniela, eccoci, ecco. Daniela, purtroppo Letizia è veramente tanto tanto provata e non... come è inevitabile che sia in una situazione del genere, ed è disperata, non ce la fa più. Noi dimostriamo tutta la nostra solidarietà a lei e a chiunque non abbia una casa e abbia diritto ad un bene assolutamente imprescindibile come un tetto sopra la testa. Quindi insomma un appello lo facciamo anche per tutti coloro che sono in difficoltà, che possano essere aiutati a vivere in maniera dignitosa. Letizia tra l'altro è una donna, e questo ci tengo a dirlo, che ha sempre lavorato, che ha voglia di lavorare. Mare, io mi tiro le maniche. E lei non vuole essere assistita, lei ha bisogno di un alloggio per poter andare avanti e riprendere, pur nella sua grave mancanza, una vita normale. Anche perché sono rimasta male, perché mi hanno detto i proprietari della casa, che io non conoscevo per niente, che ci sono stata più di 21 anni, che noi siamo entrati abusivi. Noi non siamo entrati abusivi, abbiamo parlato con il papà buonanima, perché questa casa l'avevano messa per le persone bisognose, per le persone poverette che non potevano andare a pagare un affitto. Quindi non ci sono stato solo io e Filippo, ma ci sono state altre tre famiglie. Una famiglia con moglie e marito e tre figli, e poi c'è stato Gino che faceva il ferraio e poi vendeva i palloncini, poi ci sono stata io Elena, poi io e Filippo, e questa casa l'aveva messa a disposizione per noi poveretti che non potevamo pagare l'affitto. Però io, l'ultima persona che ci siamo rimasti io e Filippo, io in questa casa che non era così, io ci ho buttato anche dei soldi, il tetto, il bagno, perché ci piovevano. Quindi se la vedete così è perché grazie a me che ci ho buttato 15.000 euro, e loro quel giorno che è venuto a murare mi si è permessi di chiedermi 2.000 euro per un ternit che stava qui dietro al giardino, qui dietro me, antistante della casa, che io ce l'ho trovato e non so chi ce l'ha messo, e si è permessi da chiedermi 2.000 euro. Io ho detto: e tutti i soldi che ci ho buttato io? Non mi hanno detto condoglianze, signora come fa adesso che sta in mezzo alla strada? So persone senza cuore, Marinelli, non si sono visti mai per 21 anni. Io perché non ho i soldi? Perché se no c'è anche la legge che non è cambiata, che dopo 20 anni e un giorno la casa dove abiti ti rimane a te, per uso capioni, che non, anche lo so di scusa, non so proprio la parola latta, ma siccome dando non ho soldi per riaggiustarla, allora lascio perdere così. E allora sono venuti adesso a comandare, dopo che è successo questa tragedia,
Non so se la nostra collega ci può sentire da studio. Noi comprendiamo la situazione, lo stato di grande emergenza, di agitazione di Maria Letizia. Noi cerchiamo di fare degli appelli, come la collega Donatella Lappa ha sempre fatto, che le è sempre stata vicina. Siamo sicuri che l'amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mare si stia muovendo, nonostante lei magari non si senta ancora tutelata, ma ci sono purtroppo degli step da affrontare che non sono velocissimi, però conoscendo il sindaco Pignotti, insomma, già sappiamo, ci siamo confrontati perché abbiamo chiesto e comunque si stanno muovendo. Anche l'opportunità di avere delle case da parte degli istituti popolari, anche di fermo, non sono immediati gli ingressi all'interno, al di là delle persone alle quali sono rivolti o destinati, italiani o stranieri. Purtroppo c'è una trafila, ci sono tante persone in emergenza. Noi ci stiamo occupando di lei per far sì che in qualche modo la situazione si sblocchi il più velocemente possibile. Purtroppo confidiamo e dobbiamo confidare anche nella benevolenza della sua amica o delle persone che le sono amiche o che le sono vicine, che in questo frangente dovranno, ecco, essere la sua sponda e il suo appoggio. Noi cerchiamo di tenere alta l'attenzione, di più non riusciamo a fare, ma non si preoccupi che le nostre telecamere saranno sempre accese. Donatella. Grazie Daniela, grazie a te. Io vorrei fare un ulteriore appello anche per ricollegarmi a quello che hai detto tu. Se ci fosse qualcuno in ascolto che può dare anche un temporaneo appoggio a Maria Letizia, in attesa che, come hai spiegato bene tu, anche la burocrazia alla quale inevitabilmente è soggetto il comune, come tutti gli altri enti, possa fare il suo corso, noi rivolgiamo anche questa richiesta a chi volesse, a chi ci ascolti e a chi potesse. Certo, naturalmente, come gli istituti religiosi, insomma, che sicuramente si staranno muovendo in tanti. Noi per il momento lanciamo questo ulteriore grido di aiuto anche da qui, da Vera Mattina, le siamo vicine e faremo, non la lasceremo sola. Maria Letizia, Grazie noi la Daniela, ringraziamo e grazie la per questa stringiamo. trasmissione. Grazie alla nostra Donatella Lappa che è in collegamento da Sant'Elpidio a Mare. Salutiamo anche Maria Letizia. Comprendiamo benissimo quale sia lo stato anche di timore, di paura, di solitudine nella quale Maria Letizia si sia trovata a vivere, no? Poi dopo non solo ha perso la persona alla quale era legata da tanti anni, aver perso l'alloggio, insomma, si è trovata davvero in un secondo da sola su questa terra, con pochi amici, poche persone e senza più un tetto sopra la testa. È una situazione drammatica che solo pensare ognuno di noi di immedesimarci in questa condizione sarebbe già spaventoso. Quindi noi non possiamo fare altro che tenere alta l'attenzione, dare voce a Maria Letizia. Sappiamo che l'amministrazione sta lavorando e si sta occupando e preoccupando per risolvere il prima possibile questa condizione. Quindi, insomma, siamo fiduciosi che quanto prima possa trovare una sistemazione. Nel frattempo torniamo in studio e cambiamo argomento. Come vi avevo anticipato, oggi affronteremo vari argomenti, tra i quali anche il rapporto corretto o meno con l'alimentazione. In studio con me ho una giovane donna, Sharon Barani, ve la presento, personal trainer. Buongiorno a tutti. Buongiorno Sharon, che oggi, insomma, da un po' di anni a questa parte ha fatto della sua passione per lo sport, quella che era prima una passione che la riguardava, che quindi personalmente, che quindi la utilizzava solo per tenersi in forma, ha cominciato a diventare un lavoro subito ben presto, quando ha capito che era una passione smisurata, e poi dopodiché hai voluto dedicarti alle persone proprio per farle sentire in forma e per far sì che si accettino fisicamente, qualunque fisico abbiano, ovviamente con l'aiuto e il Esatto. supporto di una remise in forma in questo caso. Esatto. Diciamo che il mio scopo è proprio far sì che le donne, io mi dedico soprattutto a loro, possano piacersi sempre di più e possano migliorare il rapporto che hanno con il proprio corpo, indipendentemente dall'età.
Ecco, noi siamo partiti dalla fine, cioè quello che Sharon fa oggi, come fanno tante personal trainer o come fanno anche tante palestre che offrono all'interno dei personal trainer. Però diciamo che quella di Sharon è un'attenzione particolare a quello che è non solo il rapporto fisico con il proprio corpo, ma anche il rapporto mentale. Tu, Sharon, vieni da un percorso un po' tortuoso. Tu da giovanissima hai avuto un rapporto molto difficile con il cibo, ce lo vuoi raccontare? A che età hai iniziato? A 12 anni di punto in bianco mi sono svegliata un giorno e ho iniziato a restringere la mia alimentazione, quindi a mangiare sempre di meno. Inizialmente non sapevo neanche cosa stesse succedendo di preciso, poi nel tempo mi hanno detto che il mio problema era un problema di anoressia nervosa. Nel giro di pochi mesi, dato che io ho sviluppato molto presto, più o meno a 10 anni, quindi ero un po' precoce come ragazzina, mi sentivo a disagio. Nei mesi seguenti iniziai a prendere un pochino di peso, quindi rispetto al mio solito, una ragazza normalissima fisicamente, ero ingrassata. Ho iniziato a soffrire tanto per questa cosa e nel giro di 3 mesi sono riuscita a perdere più o meno 30 kg. Nel giro di 3 mesi? 3-4 mesi. Ma fra l'altro tu sei sempre stata una ragazzina, prima anche di normo peso, normo peso, no? Bene o male, ovviamente con l'arrivo della prima mestruazione, quando si cambia, il fisico viene bombardato dagli ormoni che entrano in gioco, esatto, e per qualche anno cercano assestamento nel corpo femminile. Quello ha provocato una leggera variazione, quindi le forme che si sviluppano e che prima che proprio fisicamente una donna, una bambina riesce ad accettare, perché si vede ancora bambina, passa un po' di tempo. È da lì che è iniziata la tua crisi, giusto? È da lì, sì. E vederti subito cambiata ti ha fatto entrare immediatamente in allarme, ma non te ne sei resa conto? Allora, in realtà un disturbo alimentare credo che inizi davvero per caso, nel senso che, almeno nel mio caso, ero ad una festa quel pomeriggio insieme ai miei amichetti, dato che mi divertivo riuscii a mangiare un po' di meno rispetto al solito e iniziai a sentirmi potente, forte, per il solo fatto che avevo resistito magari a quella merenda con gli amichetti. Da lì mi scattò qualcosa in testa, non so bene cosa, dal giorno dopo iniziai a voler rivivere quella sensazione che avevo di sentito dominio, finalmente, no? Di dominio, forza, di controllo, e da lì iniziai ad avere un disturbo alimentare e nel giro di poco persi tutti quei chili senza neanche rendermene conto. E a casa se ne ti vedevano, ovviamente, si rendevano conto, ti dicevano qualcosa inizialmente? E erano tutti preoccupati, almeno su quello posso dire che persi i primi 10-15 kg, già i miei genitori hanno iniziato a muoversi, perché è successo tutto nel giro di troppo poco tempo. Infatti poi dopo 6 mesi ebbi il primo ricovero, quindi non è che passarono anni. Ok. Posso dire tutto, ma non che non ci fu un intervento immediato. Per me. Ma voglio dire, se eri, diciamo, una ragazzina, una bambina ancora, normo peso, no? Sei ingrassata di poco, ma non di così tanto. Cioè, quando hai perso 30 kg eri veramente... Eh sì, pesavo più o meno 40 kg, che per me è abbastanza poco, nel senso che a 40 kg sono veramente molto magra, non avevo più il ciclo. Certo. E quindi ecco, avevo perso un po' tutte le mie funzionalità. Ma come ti vedevi? Qual era il tuo sguardo? Quando ti rivolgevi allo specchio, no, e ti guardavi con 30 kg di meno, non avevi la lucidità per capire che erano troppo pochi per te? Allora, sì? Il problema di un disturbo alimentare è che c'è una prima fase che si chiama luna di miele, dove tu vedi tutto bello, ti senti forte, non hai ancora quella fame vorace che poi verrà in seguito. Dopo, mano a mano che si perdono i chili, mano a mano che passa il tempo, ci si stanca sempre di più, si diventa sempre più insofferenti, le forze sono sempre meno, anche perché poi il corpo all'inizio funziona tanto, hai molta adrenalina in circolo, poi le forze sono sempre meno, diventi davvero insofferente, hai paura anche di iniziare a mangiare di più perché la fame la inizi a sentire, mentre all'inizio non c'è, poi inizia ad esserci, nel tempo la fame si risveglia. E quindi da quel totale controllo e dominio che si ha nella propria alimentazione inizia a sorgere la paura. Ma quando ti guardi, ti guardavi quando allo specchio, quando ti guardi che non ti vedi mai abbastanza. Non ti vedi mai abbastanza, è quello il problema di un disturbo alimentare.
si soffre anche proprio perché la propria immagine corporea non basta mai, si vuole sempre di più. È un perfezionismo quasi cronico. Un perfezionismo cronico che però ti porta a entrare in una struttura ospedaliera. Oggi abbiamo avuto qualche settimana fa anche il dottor Michele Severini, che ringraziamo e salutiamo, del reparto proprio che si occupa di disturbi alimentari dell'ospedale Salesi di Ancona. Tu non, invece sei stata in una struttura sempre anconetana all'IRCA. A Villegea. E a Villegea in quel periodo, quindi diversi anni fa, era ospitata una struttura che... Sì. Una struttura, devo dire, davvero ben organizzata. Io, per quanto fossi piccola, perché avevo 12 anni e quindi mi trovai a vivere una realtà con persone anche molto più grandi, davvero non sapevo cosa stesse succedendo, per me era tutto nuovo. Però devo dire che nonostante la mia tenera età sono stata accolta benissimo, nonostante i vari problemi che avevano tutte le persone che erano con me in questa struttura, eravamo diventati una piccola famiglia. Io poi per 4 anni l'ho frequentata, ecco. Quindi ho conosciuto tante persone e quella davvero per un periodo è stata la mia casa. Ed una palestra, tra virgolette, una palestra, esatto, di vita. Perché... per la vita, sì, mi ha dato tanto questa esperienza. Che cosa ti insegnavano giornalmente? Giornalmente avevamo dei colloqui di gruppo, quindi parlavamo tutti insieme, ci confrontavamo su tante tematiche che io, sia per la tenera età, sia proprio perché sono cose che a 12 anni insomma non pensi, no, a confrontarti con la vita ancora. Quindi parlavamo di varie tematiche, soprattutto legate al cibo, a tutte le problematiche, magari anche soprattutto familiari, che portano poi ad avere problemi con il cibo, perché poi tutto è un po' legato alla famiglia. Certo. E anche perché, come faccio io con i miei figli o come hanno fatto i miei genitori con me, ognuno ti cresce e ti dà tutto quello che può per quelli che sono i suoi strumenti emotivi. Naturalmente. Ovviamente tu, forte di questa esperienza con i tuoi figli, probabilmente hai un approccio, sì, anche... però anche io sbaglierò qualcos'altro, naturalmente. Sicuramente. Purtroppo si impara sul campo il mestiere del genitore. Quanto tempo hai impiegato per riabilitarti anche con te stessa, nel senso cominciare ad accettarti e a vederti bene? Allora, io credo che una volta che si ha un disturbo alimentare, questa cosa qua duri tutta la vita. Nel senso che un disturbo alimentare è per sempre, ti lascia dei segni che ti porti dietro tutta la vita, è come avere un compagno di vita a fianco al quale tu cerchi di non dare ascolto, perché ecco, comunque una volta che arriva rimane al tuo fianco per sempre. Dopo sta a noi non ascoltare quella vocina che ci giudica troppo, ecco, e che magari ci spinge a farci più male che bene. La tua voce e i tuoi specchi quando hanno cominciato ad essere clementi con te? E, sicuramente più o meno qualche mese dopo, devo dire che è più nel tempo che si possono riscontrare nelle difficoltà che nell'immediato. Io subito dopo il primo ricovero ho cominciato a rendermi sempre più conto di come stavano davvero le cose, avere consapevolezza di me stessa. E a fasi alterne, perché poi come nella vita ci sono alti e bassi, ci sono dei momenti in cui ti vedi meglio, ti vedi bene, sei felice di te stessa, ma un po' come tutti. Certo. E dei periodi in cui ti vedi peggio, solo che per chi ha un disturbo alimentare è tutto un po' più portato all'estremo. Intanto, ovviamente, immagini che io ti chieda quale possa essere un consiglio che tu ti senti di dare sia alle giovani, giovanissime donne, ma anche a tutte, perché è un disturbo alimentare che potrebbe insorgere a qualsiasi età, quando cambia il rapporto, il nostro sguardo con lo specchio e quindi con il nostro corpo. Stiamo arrivando al termine della nostra mezz'ora, quindi vorrei arrivare a Sharon oggi. Nel frattempo, dai 12 anni, quando riscontra i primi problemi alimentari, arriva ai 19, che si appassiona dello sport, inizia a fare sport per se stessa e poi pochi anni dopo inizia a lavorare in una palestra e comincia a fare, addirittura facendo corsi, aggiornamenti, così arrivi a mettere su addirittura una tua piccola struttura che ha il proprio exploit durante la pandemia e diventi, esatto, personal trainer. In pandemia, praticamente quando tutta Italia mangiava carboidrati a go-go, tu hai aiutato un sacco di donne. Io inviavo tantissime schede online per far allenare le ragazze, facevo dirette via Zoom, insomma. Cioè, abbiamo qualche immagine. Ho lavorato tanto, mi sono, esatto, data tanto da fare.
Il consiglio che posso dare a tutte le ragazze, ma alle signore, veramente a tutte le età, perché non c'è un'età giusta, si può sempre fare qualcosa per se stesse e diventare la miglior versione di se stesse. Se provate una frustrazione nei confronti del vostro corpo, della vostra vita, già il solo fatto di fare sport, di muoversi, è davvero tanto, cambia la vita da così a così e soprattutto ci permette di entrare più in connessione con noi stesse, di stare meglio. Poi si può anche aggiungere una buona alimentazione, ma il primo passo è davvero iniziare a muoversi per stare bene a lungo termine. Cambia l'umore, cambia la vita e tutto migliora. Lo sport mi ha salvato e può salvare tante altre persone. Tu guardi le altre persone che vengono da te, che si rivolgono a te, non solo con lo sguardo della personal trainer che vuole ovviamente fare al meglio il suo lavoro. Tu hai sempre quell'occhio clinico che ti permette di dare un supporto psicologico dovuto dalla tua esperienza. È un supporto psicologico, ovviamente me ne prendo la responsabilità, è una mia frase, nel senso che tu magari con la tua esperienza riesce a capire già quali sono i punti deboli e dove andare a lavorare. Sì, mi dicono sempre di essere una coach molto motivazionale, proprio perché lavoro anche tanto sulla loro motivazione, sulla loro testa, ma non perché sono una psicologa, ma perché mi viene proprio naturale. So cosa significa non sentirsi in pace con se stesse, non piacersi, e quindi riesco a capire al volo le ragazze che mi si pongono davanti e cerco di motivarla a fare sempre di più. Ecco, un'altra questione che è un po' attanaglia tutte quelle che magari si approcciano anche allo sport saltuariamente, che però vedono in sé problemi di peso, ma poca voglia di applicarsi giornalmente o anche settimanalmente così a fare sport, cioè ci si lamenta ma non si fa. Che a queste persone, tra le quali mi annovero anch'io, è poco, molto svogliata, che cosa possiamo fare per insomma, stimolarci un po' di più ad avere una costanza, che poi non serve solo per ottenere una linea migliore, ma anche un fisico più agile? Sì, sicuramente fare movimento aiuta a stare bene a lungo termine, quindi ad avere un corpo performante a lungo termine, che credo che sia nell'interesse di tutti. Bisognerebbe innanzitutto trovare un'attività che piaccia, quindi anche una camminata può andare bene per iniziare. Dopo che ci siano attività più utili di altre è un altro conto, ma già il solo fatto di cominciare, di iniziare a muoversi, a prendersi cura di se stessi è tanto. Quindi iniziate con almeno una camminata al giorno di 30 minuti, chi riesce anche un'ora, già quello è tanto, fatta quelle 3-4 volte a settimana. Soprattutto se si lavora seduti è fondamentale per stare bene. Poi se si riesce a svolgere anche un lavoro con pesi, tanto meglio, se il nostro fisico ce lo permette. Altrimenti già essere attivi a livello cardiovascolare è tanto per il nostro corpo. Quante ore a settimana consigli, insomma, per iniziare, ma poi per avere quella che dovrebbe essere una sorta di routine settimanale o anche giornaliera per ognuno di noi? Fai conto, persone che tu lo sai perché da te vengono donne super impegnate, piene di lavoro, addirittura tieni dei corsi la mattina molto presto, tra le 6 e le 7, no? E quindi quanti momenti, minuti o tempo un po' più lungo consigli di avere e quanti giorni la settimana? Allora, in realtà non c'è. Non è la persona che deve adattarsi allo sport per far sì che il percorso vada bene a lungo termine. È lo sport che deve un po' adattarsi alle abitudini della persona, perché se io sono una mamma con 1000 impegni, devo anche lavorare, devo preparare pranzo, cena, star dietro magari ai miei figli, è normale che forse più di un paio di volte a settimana non riesco ad allenarmi e va bene così. E per quanto tempo quelle 2 volte a settimana che possa diventare efficace, no? Allora, bisognerebbe, c'è un po' questa mentalità, mi alleno perché devo avere il risultato, quindi per quanto tempo lo faccio? Bisognerebbe farlo sempre, come ci si ricorda di lavarsi i denti al mattino, come ci si ricorda di mangiare, come ci si ricorda di andare a dormire. Più utilizziamo il nostro corpo per ciò per cui è nato, quindi per il movimento, più lui ci ringrazierà con risultati prima di salute e poi estetici in secondo luogo. Oggi Sharon ti piaci? Allora, oggi ho un rapporto con il mio corpo che sicuramente è migliorato. Il perfezionismo che ho sempre avuto da piccola, da quando mi è sorto questo disturbo, continua ad esserci.
E giornalmente so che ho il mio compagno qui vicino nella spalla che a volte mi consiglia male, ma io cerco di non ascoltarlo perché oggi sono una donna consapevole che potrà avere alti e bassi nella sua vita, ma che sa cosa deve fare per stare bene perché se lo merita. Senti, tu hai anche due figli, no? Una è una Sì. ragazzina in piena adolescenza, Sì. quindi in un momento davvero difficoltoso che si confronta magari con una mamma bella in forma, lei deve comunque affrontare invece quel percorso in cui il tuo corpo cambia e non ci puoi far niente, non per forza. Che rapporto con il cibo hanno i tuoi figli? I miei figli hanno un rapporto con il cibo sicuramente più tranquillo di quello che ho avuto io. Sono cresciuti comunque in una famiglia dove non abbiamo mai fatto pesare la forma fisica, non abbiamo mai Certo fatto che, insomma, pesare. detto da te, da una che poi tutti i giorni si allena e fa allenare le persone, come L'importante è si non riesce? essere troppo giudicanti, Ah, ecco. come magari uno non è giudicante con una propria amica, perché sa che magari potrebbe rimanerci male, non bisogna essere giudicanti neanche con i nostri figli. Ovviamente cercare di aiutarli, di consigliarli, ma senza portare all'estremo nulla. Io ho tanta paura perché so cosa significa avere un disturbo alimentare, quindi con loro cerco davvero di avere il massimo tatto per tutto ciò che riguarda l'aspetto fisico e soprattutto il cibo, perché prima di essere delle persone che esteticamente devono essere perfette, abbiamo tante altre qualità. E io davvero voglio che loro scoprano prima quelle delle altre. Senti, un'ultima battuta prima poi di congedarti, perché insomma non sei una dietologa né nutrizionista, ti contorni di figure altamente specializzate con le quali lavori e che comunque lavorano in team con te per magari realizzare qualche sogno di qualche donna che vuole ritrovare la forma, ma il famoso carboidrato è così da ammonire oppure insomma va mangiato? Allora, Va mangiato, perdonatemi, è sì. posta male la domanda. Insomma, quanto lo temi tu? Di quanto ne fai uso? Come ti Allora, comporti? tutto diciamo che va contestualizzato. Una dieta totalmente priva di carboidrati non è consigliata perché comunque non è nel lungo termine, non è sostenibile. La dieta più consigliata è quella low carb, quindi a basso contenuto di carboidrati, ma soprattutto per soggetti sedentari, perché se io faccio molto sport e non ho i carboidrati, ovviamente avrò anche meno energia. Quindi tutto va contestualizzato in base allo stile di vita della persona. Se cammino poco, sto sempre seduta, ho una vita tanto sedentaria, non faccio sport, è normale che magari rispetto ad un'altra donna della stessa età, che ha una vita opposta, fa tanto sport, potrò mangiare meno carboidrati per riuscire a tenermi in forma, ma quelli non sono il nemico, cioè sono davvero la nostra fonte di energia, quindi tutti dobbiamo mangiarne. E Però andate dal certo. nutrizionista perché vi dirà quanti vanno bene per voi per stare in forma. E soprattutto, al di là che voi scegliate di avere con voi una personal trainer oppure di andare in una palestra, l'importante è che facciate tanto movimento e tanto sport. Io vorrei ringraziare veramente di cuore Sharon che con insomma, la sua perseveranza e la sua esperienza oggi supporta e aiuta tante donne a ritrovare la forma, anche un equilibrio insomma, con il proprio corpo. Quindi grazie ancora. Grazie a te Dani e buona giornata a tutti, mi raccomando allenatevi. Giustamente, cominciate da oggi, non mancate. Noi ci fermiamo solo per qualche momento, poi torniamo di nuovo a Vera Mattina. Eccoci di nuovo trovati insieme qui a Vera Mattina per la nostra seconda mezz'ora in compagnia di un altro ospite, ma andiamo subito adesso dal Ciro Montanari che è collegato per noi da Senigallia. La questione dell'alluvione è quella che continuiamo sempre ad attenzionare nonostante sia passato davvero tantissimo tempo e vediamo Ciro che si trova proprio in un punto e già dalle sue spalle capiamo che la condizione è ancora molto lontana dall'essere, insomma,
sanata. Ciro, ti trovi a Senigallia e dietro le tue spalle c'è un ponte ancora da sistemare. Di cosa si tratta? Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Io per la precisione vi trovo sul ponte delle Betolelle, uno di quei ponti che vengono attenzionati e da dove si lavora per la realizzazione di vasche di espansione. Questo è un tema che va avanti da decenni, ora finalmente sembra che ci si stia avvicinando alla conclusione per la realizzazione di un'opera che veramente tutti attendono da tantissimo tempo. Questo è uno di quei ponti che tutto sommato ancora funziona, lo potete vedere anche dal fiume che in questo momento è in secca, in una condizione clamorosamente povera, misera rispetto ai periodi insomma in cui le piogge hanno creato qui dei gravissimi problemi con la piena che veramente ha rischiato di determinare una nuova esondazione. Questo è uno dei ponti della città di Senigallia che vengono attenzionati, qui sono state sistemate anche delle telecamere da dove viene effettuata una videosorveglianza e quindi è possibile da qui poter controllare come è il deflusso delle acque soprattutto in casi di pioggia, soprattutto per evitare ai tanti volontari di venire sul posto sotto l'acqua, quindi con un evidente rischio da tanti punti di vista e di poter quindi controllare la situazione. Ma non è questo il punto è che questa, come tante altre zone della città, in questo momento sono soggette a una situazione di grandissima attenzione, perché come ben sapete da parte della Procura dell'Aquila c'è un'inchiesta in corso, un'inchiesta che ha determinato altri 23 avvisi di chiusura indagini, significa che 23 persone sono ora necessitate a sottoporre le loro memorie, a sottoporre le loro controdeduzioni, perché rispetto alle accuse che vengono avanzate da parte dei magistrati e della procura dell'Aquila c'è il rischio che tutto ciò, questi avvisi di chiusura indagini, possano tramutarsi in veri e propri avvisi di garanzia. Perché? Perché la procura ha creato una serie di interrogativi su come si è lavorato nelle post alluvione e prima che tutto questo si determinasse, ossia i corsi di acqua potevano essere gestiti meglio, i ponti potevano essere costruiti meglio. Questo è il punto sul quale mi vorrei soffermare in questo momento, perché oltre al cosiddetto ponte sul Corso del Giugno, il ponte degli Angeli, il ponte dedicato alle vittime della Lanterna Azzurra, c'è l'altro ponte di Senigallia, il ponte Garibaldi, che è stato demolito nelle scorse settimane. Qui vediamo una dichiarazione del governatore Acquaroli insomma del 1° luglio del 2023, in cui disse entro il mese di marzo 2024 il ponte verrà completato, verrà realizzato, verrà ricostruito. Beh, ancora non si è nemmeno iniziati, non sono nemmeno iniziati i lavori, dunque questa è la situazione che sta creando davvero tante polemiche in città, soprattutto con i senigallesi, che oggi sentiremo e poi avremo modo di vedere le reazioni nel telegiornale delle ore 13 con i senigallesi, che sono veramente molto arrabbiati di questo. Perché? Perché ci sono delle analisi in corso su come deve essere realizzato, gestito, costruito il nuovo ponte, e questo fa slittare moltissimo i tempi, dunque innanzitutto non è più ipotizzabile una data di inizio lavori, soprattutto non è nemmeno ipotizzabile una data per poter giungere alla conclusione di questa struttura, che è senz'altro il punto di riferimento delle post alluvione, il punto di riferimento di ciò che è accaduto il 15 settembre del 2022, quando questa struttura è stata chiusa e successivamente demolita. Ora si attende con grandissima ansia la realizzazione del progetto, ma nel frattempo la gente, i senigallesi, sono davvero molto arrabbiati. Avremo modo di farvi ascoltare le loro testimonianze nella edizione del telegiornale delle ore 13, perché insomma stiamo cercando di capire dalle loro voci che cosa pensano e soprattutto che cosa si augurano in prospettiva di tutto quello che sta accadendo con questa inchiesta della Procura dell'Aquila in corso. Bene Ciro, grazie per la tua puntualizzazione. Insomma, noi continueremo a tenere sempre alta l'attenzione anche sul Ponte Garibaldi e su tutta la zona del Senigallese e dell'entroterra dove si è verificato l'alluvione, che insomma ha bisogno, come abbiamo visto anche dagli ospiti che c'è stato nelle scorse puntate, insomma, pulire gli alvei bene in tutti i tratti, specialmente in quelli più critici, sarà fondamentale da qui in avanti. Quindi grazie ancora, grazie Ciro Montanari, buon lavoro e a presto. A te, buona giornata, grazie.
E allora noi torniamo in studio, invece per introdurre il prossimo ospite che è qui con noi, io direi di andare a vedere un'intervista realizzata dalla nostra Donatella Lappa che racconta la sua esperienza da avvocato a corteggiatore. Vediamo. Come è nata la scelta di partecipare a Uomini e Donne? Ma la scelta è stata una scelta, diciamo, guidata dal, così, dalla voglia di fare un'esperienza diversa. Una cosa che nemmeno avevo mai programmato in vita mia, ma così un giorno ti alzi, dici, ah, mando una registrazione e vedo quello che succede. Però cioè, dietro una cosa molto così casuale, niente di nessun progetto dietro. E com'è stata questa esperienza? Ma è stata un'esperienza, cioè, allora, da una bella e soprattutto è un'esperienza forte, perché ti confronti con persone che hanno un atteggiamento abbastanza particolare, abbastanza aggressivo, perché diciamo che la televisione, secondo me, non fa essere proprio se stessi al 100%. Cioè, alcuni, secondo me, recitano una parte. Per cui ti trovi a che fare con dei personaggi che, secondo me, giocano un ruolo e tu ti trovi in un meccanismo, in un gioco che, tra l'altro, magari cerchi di essere te stesso, naturale, però poi dopo non ti rendi conto che non basta. Arrivi sempre con ogni volta la sorpresa, capito? Cioè, ogni registrazione può succedere, cioè poteva succedere di tutto, ecco quello il discorso. E invece l'idea di la scelta di interrompere è stata dettata da che cosa? Io non andai in una registrazione perché ero stato male col Covid, perciò stavo malissimo fisicamente e soprattutto dopo i giorni del Covid, quindi in cui stavo proprio male, che ero positivo, poi stetti male anche proprio a livello fisiologico dopo, per diversi giorni. E lì sostanzialmente fu una scelta che in cui con la redazione, cioè alla fine fu quasi una cosa tra virgolette concordata, nel senso che io in quel momento ero molto stressato, stanco, anche perché è abbastanza faticoso andare lì, fare delle giorni di registrazioni, e perciò alla fine ci fu quasi una presa d'atto che non ero più in grado nemmeno di reggere quel ritmo, di reggere quello stress, più il lavoro dietro. Non era assolutamente per me una cosa facile da continuare a fare. Che cosa ti sei riportato da questa esperienza? Che cosa c'è di positivo e che cosa invece non consiglieresti? È stata un'esperienza positiva perché praticamente la redazione è formata da persone che cercano di tirare fuori il vero da te. Soprattutto cercano di, non vogliono che, cioè devi abbandonare un po', sai, quel formalismo. Lì devi essere sostanzialmente senza filtri, te stesso. E quella è stata una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Gianluca Totò, senza filtri a Vera Mattina. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno cara. Buongiorno. E allora, insomma, un'esperienza che abbiamo visto raccontata e riassunta in questa intervista. Oggi sono passati pochi mesi, no? Perché sì. È stato nel periodo di fine 2023, da settembre-ottobre fino sì. A novembre. Dopo il lavoro, la stanchezza, i tour de force per registrare le trasmissioni, perché vengono registrate in una giornata tante, insomma, sì. Hanno portato, insomma, al fatto che tu non stai andando adesso. Ma, sì, abbiamo sospeso la partecipazione, nel senso che lì la redazione, ovviamente la società che gestisce il programma organizza sostanzialmente le registrazioni attraverso degli inviti, e perciò quando loro vedono che la situazione con un personaggio, con un corteggiatore, magari non la vedono più una situazione interessante da un punto di vista di vari incontri con le altre. Quando non c'è il parterre. Contraddittorio, diciamo, che quando non sì, si quando, creano. Sì, quando vedono che sostanzialmente non hai più sbocchi all'interno del parterre femminile, magari. Quindi quanto conta invece il fatto che tu abbia delle mire, oppure ti possa piacere una delle dame, così vengono chiamate, insomma, che è sul posto? In realtà non conta niente. Tu vai lì,
fai la tua partita, il tuo gioco, un po' devi interagire, forse devi essere bravo a punzecchiare. Sì, allora, lì dovresti trovare dall'altra parte del parterre femminile, a meno che non vengano delle corteggiatrici da fuori, che espressamente per te, dovresti trovare la persona che ti interessa, non dico che in quel momento ti fa scattare le farfalline, però dovresti trovare una persona che ti interessa veramente. E poi il problema è che, ecco, un po' poi la relazione è molto presente e sono, devo essere onesto, professionalmente parlando, veramente c'è una squadra dietro che è veramente efficace, veramente professionale. Da quel punto di vista sono veramente, c'è gente che quello che fa lo fa in maniera perfetta, cioè l'organizzazione del programma è perfetta, e quello che tu piano piano impari è che effettivamente dall'altra parte poi non trovi sempre delle persone accomodanti o facili, anzi devo dire che trovi parecchia gente. Effettivamente poi ci sono già schierati i vari personaggi di Maria De Filippi, ovvero la Tina nazionale, sì, come anche il ballerino Gianni Sperti, sì, che sono lì fondamentalmente chiamati a punzecchiare, comunque stimolare. Sì. E proprio in questo ti hanno punzecchiato. Mi pare che la diatriba sia scattata perché non eri abbastanza reattivo, forse molto troppo educato? Sì, allora il discorso è questo, che allora come in tutti i posti, tra virgolette, di lavoro o di non lavoro, nascono antipatie e simpatie. In quel discorso con Gianni e Tina, all'inizio, nella prima fase di conoscenza, c'è stato un rapporto un po' così di studio. Poi dopo è venuta fuori l'antipatia. Vabbè, ma mi pare di capire insomma che venga fuori spesso, no? Sì, no, perché non è facile. No, assolutamente. Diciamo che è più facile la parte conflittuale che quella, diciamo. Che non creano accoglienza, ma scontro. Assolutamente. Cioè, loro sono, quando vogliono essere punzecchiati, pungenti, oppure offensivi, diventano offensivi e non si fanno problemi per quello, né c'è un copione dietro, cioè su questo, quello è proprio tutto quello che nasce di getto e di pancia, perciò l'insulto, la risposta non ci si contiene, nonostante no, siamo assolutamente in televisione. Le persone che mi chiedevano spesso, no, ma sai, queste cose sono vere, sono vere, cioè tu vai lì e ti insultano, vieni insultato tranquillamente in tutto e per tutto, perciò tutto quello che succede è vero dentro lo studio, assolutamente. Poi che loro dietro siano, tra virgolette, dei personaggi che ormai hanno un'esperienza e hanno una loro linea. Perdonami, ti interrompo per chiederti una cosa, perché si è creato proprio in una delle varie vari scontri con Tina e con lui, ma anche con delle corteggiatrici, anzi delle dame, un po' una diatriba sul corpo, no? C'è stato un po' di body shaming tra le righe. Com'è andata questa cosa? Perché ti hanno tacciato di essere stato un po' aggressivo. Sì, allora, spieghiamolo. Allora, il discorso è questo, che è nata una leggenda nata da Gianni Sperti, perché c'era stato un corteggiatore che aveva manifestato il fatto di avere un blocco suo personale quando usciva con una corteggiatrice in particolare, che in quel caso era Gemma. E di avere un blocco, e perciò era nata tutta questa storia sul blocco di noi uomini che stavamo lì nel parterre. Ma in realtà, cioè, io nelle mie uscite non sono stato mai bloccato. Però Gianni Sperti, insieme a Roberta Di Padova, nelle loro arringhe, no, contro di noi, dicendo che eravamo tutti bloccati, soprattutto io, Alessio, Marco, Maurizio, cioè erano stati messi in mezzo a una sorta di gruppo di bloccati, e obiettivamente sta cosa per me, cioè, era stata, ma mi aveva rotto un po' le scatole sta cosa, perché diciamo che io non c'avevo motivo di essere inserito in quel discorso, anche perché quando avevo fatto le uscite tutte, cioè, sì, assolutamente, perciò dico, ma sta storia del bloccato, dico, perché mi avete coinvolto? E loro però mi avevano messo dentro, perché siccome stavo simpatico a Gianni, poi soprattutto dice, simpatico al contrario, sì, ironicamente parlando, ok, a me alla fine dove poteva mi inseriva. Allora a sto punto dico, ok, allora era nata sostanzialmente questa sorta di sfida, ma soprattutto un po'
cioè, per me era diventata quasi un motivo di, cioè, una sorta di guerra personale, psicologica. E su questo discorso del blocco, perché poi c'erano fatto... Ma c'è c'erano stato fatto... o no del body shaming nei confronti di una delle concorrenti? Cioè, è venuto fuori che è stato contestato magari la poca forma fisica da parte tua o no? No, assolutamente. No, assolutamente. Cioè, infatti la cosa che a me aveva dato fastidio è che tutte quante le donne del parterre, le dame del parterre con cui ero uscito, non c'era mai state assolutamente critiche nel mio comportamento, nelle uscite, nelle varie uscite e né nelle varie fasi, diciamo, della cena, ecco, questo è il discorso, del dopo, del prima, quello che sia. Perciò io quando sono stato tacciato di essere un bloccato insieme agli altri, a quegli altri dico no, alla fine hai reagito, e quindi... ho reagito e c'è stato, ecco, poi dopo il discorso nella famosa sfilata della polemica, perché cioè è stato fatto un annuncio riguardo a sostanzialmente al tema della sfilata, che era provocatorio, ma nei confronti non del... E qual è stato questo annuncio, per capire? Ma, perché sì, ma cioè, sostanzialmente era che, siccome c'erano due del parterre femminile che sono abbastanza... caratterialmente abbastanza pungenti e aggressive, parliamo di Barbara De Santi e Roberta Di Padova, e ovviamente era nato quasi una sorta di sfida, chiamiamola, tra la sfera maschile e la sfera femminile, e questa cosa nella sfilata, io il tema mio era quello di saper domare, no, una donna, tra virgolette, caratterialmente forte. Okay. Tenere testa, ovviamente, ad una donna. Testa, bravissima, tenere testa. E io ho preso spunto dal tema dello sport che ho fatto per tantissimi anni, ossia dell'equitazione, in cui devi gestire cavalli e cavalle che sono caratterialmente anche abbastanza fumose, liberi. Ma gestirli significa gestirli con la dolcezza, con la, diciamo, il savoir-faire, con l'empatia, cioè nel senso che non è, certo, che... E sta cosa invece è stata presa come fosse una sorta di sottomissione, cioè proprio vera e propria, ma in realtà era la provocazione era solamente ai fini del programma nei confronti di abbiamo delle capito comunque che tutto viene preso per come spunto per provocare e rilanciare, insomma, su questo sì. Un po' si basa la trasmissione che ormai un po' tutti conoscono, cioè le fondamenta, ma io vorrei chiederti, siamo quasi in chiusura di trasmissione, no? Siamo in chiusura, ma la tua esperienza la rifaresti? Torneresti? Tu adesso interrotto perché ovviamente tu nella vita fai anche l'avvocato, quindi insomma sì. L'impegno c'è da quest'altra parte, perdere sì. Tante beh, adesso giornate. Attualmente ho una storia in corso, perciò... Ma te la sei riportata da Roma, dagli studi oppure? Cioè la persona con cui adesso ho questa storia mi ha conosciuto attraverso la televisione e poi ci siamo conosciuti e ci siamo incontrati e... Tramite i social, sì. Ok. Cioè, nata lei mi ha visto in televisione, poi mi ha contattato e poi dopo è venuta in Italia e ci siamo conosciuti. Quindi alla fin fine possiamo dire che... La trasmissione ha funzionato. La trasmissione funziona. Cioè, per trovare l'anima giusta. Infatti a me le persone mi dicono, ah, ma tu hai trovato la donna lì dentro? E ho detto, lì dentro no, però fuori sì. Cioè, però grazie alla trasmissione. No, perché a questo punto, voglio dire, possiamo segnare anche alcune persone, consigliarle. Cioè, io ho il mio regista qua che saluto e ringrazio perché è bravissimo, innanzitutto, Francesco Marconi. Domani subito iscrizione a Maria De Filippi. O dentro o fuori, non ti allontanare troppo perché mi servi. Non solo come regista, poi potresti andare là, però insomma, come corteggiatore, visto che sei bravo. Detto questo, visto si riporta a casa comunque alla fine il risultato. Sì. Oggi puoi dire che ti sei divertito, sì. Hai passato qualche mezza giornata intensa, ma sì. L'amore l'hai trovato per sì. Il momento. Per il momento sì, devo essere onesto che alla fine la cosa è andata, cioè non tutto il male per nuoce, nel senso che sono stati 3 mesi intensi, perché alla fine è un mondo nuovo, un approccio, una dimensione che uno non è abituato assolutamente a vivere, poi soprattutto nella normalità della provincia. Naturalmente. Che è ovvio che la vita in provincia poi è una vita un po' più, tra virgolette, rilassata rispetto a quella in città. Lì proprio entri in un mondo completamente diverso e devo essere onesto che alla fine, ecco, cioè il fatto che funzioni, è curioso, però il fatto che funzioni da un punto di vista tecnico ha funzionato, perché
tramite la trasmissione ho conosciuto, per cui... Possiamo essere sicuramente contenti del risultato. Allora, noi ti abbiamo invitato anche per farti vedere che insomma la televisione non è solo quello, è il mondo che si propone lì, perché sono tutte trasmissioni registrate, c'è anche una diretta come quella di questa mattina, Vera Mattina. Io ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi a raccontarci simpaticamente quella che è stata un'avventura. A buon fine. Grazie a te, grazie per avermi ospitato e per aver raccontato un attimino queste, diciamo, vicissitudini che ho avuto lì dentro. No, ma per far capire anche che le diatribe che nascono lì spesso sono sempre stimolate e senza anche fondamento, quindi ti sei trovato un po' a dover reagire, a difenderti a magari argomenti che non ti riguardavano proprio dal di dentro, ma sei stato chiamato in causa. In questo caso abbiamo un po' raccontato simpaticamente quello che è successo, ma alla fine possiamo dire che il bilancio è positivo, perché insomma sei stato cercato attraverso la trasmissione e adesso per il momento va. Ci ritroviamo magari per sapere il seguito della relazione. Ok. grazie a Gianluca Totò, lascio al tuo lavoro di tutti i giorni e noi ci fermiamo solo qualche momento e poi torniamo qui a Vera Mattina. Ciao Gianluca. Ciao, grazie. Ciao. Bentornati in collegamento, ho subito le mie ospiti che vi andrò a far conoscere tra poco, intanto ve le presento. Alla mia destra Eleonora Ciaralli e ancora più là invece c'è Rachele Zeppilli, loro fanno parte dell'associazione Infinito e tra poco ne parleremo, ma intanto andiamo dal nostro Thomas Del Bianco in collegamento con noi da Fano, perché a Fano sono stati fatti dei ritrovamenti importanti proprio in Piazza Costa. Thomas! Sì, buongiorno Daniela, buongiorno alle tue ospiti e a tutti i telespettatori. Come stavi dicendo, siamo in Piazza Costa a Fano, potete vedere alle mie spalle, le immagini probabilmente parlano più anche delle parole, perché questo che doveva essere un cantiere di lavori, di riqualificazione di Piazza Costa, appunto qui nel centro storico di Fano, è diventato in realtà un'area di verifiche archeologiche che sono in corso, dureranno ancora per qualche settimana, proprio perché dal terreno sotto 30 centimetri, appena si è iniziato a scavare, è venuto fuori alla luce un po' di tutto, resti medievali, resti romani, resti malatestiani, e quindi per forza di cose i lavori si sono dovuti interrompere in questa fase, e quindi gli archeologi stanno verificando, ce ne sono almeno 4-5 questa mattina al lavoro, quali altre situazioni, quali altri reperti emergeranno. In particolare ha fatto molto scalpore un ritrovamento di uno scheletro adulto e di uno scheletro di un bambino, abbracciati e probabilmente risalenti all'epoca medievale, in quanto, come hanno riferito gli studiosi, i romani non erano abituali a seppellire i propri cadaveri all'interno delle mura, e quindi ecco, probabilmente dopo il periodo romano quest'area è rimasta abbandonata, e poi ecco nel periodo medievale diciamo ci sono stati queste persone, diciamo questi scheletri, proprio perché venivano seppelliti anche nelle zone diciamo maggiormente centrali, quindi sono ritrovamenti che hanno anche un po' aperto il cuore, hanno emozionato, sono emerse anche altre mura romane, altre tombe, altri posti, e quindi si va avanti, e ovviamente c'è la questione legata ai commercianti, perché è una piazza commerciale dove ci sono tanti ambulanti, si sono riuniti con il comune proprio in questi giorni, perché questa situazione è work in progress e bisogna decidere cosa fare, e hanno deciso di voler restare qui anche con spazi archeologici aperti, con meno spazi fisici, proprio per poter lavorare con le transenne, magari anche perdendo qualche cliente, ma hanno deciso di restare qui. Naturalmente, sicuramente è una situazione al momento di grande disagio, immaginiamo, ma avere dei reperti archeologici e poi riuscire nel più breve tempo possibile a poterli valorizzare è sicuramente un valore aggiunto per la città di Fano, che già storicamente insomma, è molto attrattiva.
Sì, teniamo conto che proprio qui a poche decine di metri è stato ritrovato un ritrovamento veramente importante. Ovviamente sono in corso le verifiche, ma in via Vitruvio è stato ritrovato dentro un cantiere edile in costruzione quella che potrebbe essere la basilica del celebre architetto del periodo romano, del secondo secolo avanti Cristo. Ecco, quella che potrebbe essere la basilica di Vitruvio, se fosse confermata, molte indicazioni vanno verso questa direzione, ora si attende le verifiche finali, potrebbe essere un valore aggiunto dal punto di vista turistico, culturale, attrattivo, profano, davvero, davvero enorme. E ovviamente, ecco, anche con questa siamo veramente a poche decine di metri da via Vitruvio, anche con questi ritrovamenti che stanno emergendo in questi giorni in Piazza Costa, si potrebbe creare un nuovo circuito integrato a quello che già esiste qua a Fano, proprio per ampliare l'attrattività della città dal punto di vista culturale, legato alla storia di Roma e non solo. Bene, grazie al nostro Thomas Del Bianco, sicuramente vedremo il servizio completo poi nel TG delle 13, grazie ancora, buon lavoro. Grazie, grazie Daniela, buongiorno a tutti. E allora invece torniamo in studio con le ospiti che vi ho appena presentato, sono Eleonora Ciaralli, come vi ho anticipato, proprio al mio fianco, vicepresidente, e con Rachele Zeppilli, presidente di Infinite. Infinite, che immagino l'associazione ODV, che prende il nome dalle infinite forze che le donne hanno e tirano fuori in tanti momenti della vita, specialmente quando si confrontano, in questo caso, con una malattia come quella che è il tumore. Voi due siete due donne forti, che vi siete associate insieme a delle altre, ma Eleonora ha una storia personale da raccontare, mentre Rachele supporta tutte voi, non solo come presidente, ma anche perché è fisioterapista ed è fondamentale il ruolo. Io, se non ti dispiace Rachele, visto che sei la presidente, però vorrei partire da Eleonora, perché vorrei raccontare la storia di Eleonora, le infinite forze di Eleonora. Grazie Rachele, grazie Daniela, grazie per l'invito. La forza che parte dalle donne in realtà è un qualcosa di insito, un qualcosa di personale, ma è un qualcosa che capita e che in determinati momenti della vita viene fuori da sé. La mia storia personale con il carcinoma mammario, con il tumore al seno, è iniziata 2 anni fa, ma in realtà è iniziata molto tempo prima. In che senso? Nel senso che nella mia famiglia è stato un ospite abituale, diciamo così. Mia nonna l'ho avuto mia mamma, e 2 anni fa è capitato a me. È capitato a me in maniera anche abbastanza, la scoperta è stata anche una scoperta abbastanza fortuita, perché è successo dopo il Covid. La pandemia ha contribuito, questa cosa che è capitata a tutti, a me, dopo essermi ammalata di Covid, ha provocato una paresi di una corda vocale, e dagli esami fatti poi per scoprirne la causa, che allora ancora non si sapeva, sai, in quel periodo non si sapeva bene quali potevano essere gli effetti collaterali del Covid, poi è venuto fuori altro. Ed è venuta fuori la diagnosi di carcinoma, da cui ne è conseguita appunto l'operazione, una mastectomia che ho fatto il 3 giugno del 2022, e da quello poi il percorso successivo, un percorso successivo che io definisco nel mio caso fortunato. Perché non sempre, come è successo a me, io nella fortuna, tra virgolette, del Covid e di questa diagnosi che è venuta molto precocemente, ho potuto evitare il percorso oncologico in senso stretto, quindi le radio e le chemio. È finito, tra virgolette, in quel momento, salvo tutto quello che è il follow up comunque successivo, che bisogna continuare a fare, e poi quello che è stato il motivo di una grande
rinascita, ma di una grande scoperta e della nascita anche dell'associazione, perché poi successivamente a questo ho iniziato il percorso fisioterapico dopo l'operazione di mastectomia, e da quello l'intraprendere la pratica sportiva che poi, di cui poi parleremo, da cui poi è nato tutto quanto il meraviglioso mondo che abbiamo con Infinite. Però un'associazione che diciamo è anche legata a tante altre che ci sono, che sono collegate anche al reparto di oncologia dell'ospedale Torrette di Ancona. Ma con Rachele Zeppilli, che è la presidente, invece voglio parlare proprio anche dell'associazione, sì, ma del fatto che tu come fisioterapista poi le stai raccogliendo un po' tutte e te ne stai prendendo cura di tutte queste ragazze che affrontano questo percorso. Sì, Daniela, intanto grazie appunto per l'invito a nome dell'associazione e di tutte le nostre magnifiche donne che sono associate. Allora, io come fisioterapista da anni mi occupo di quello che viene chiamato il percorso Breast, cioè il percorso regionale che prende in carico le donne operate al seno dalla diagnosi alla cura e al post, quindi alla fase riabilitativa. È successo magicamente questo, che avendo appunto a che fare quotidianamente con tante splendide donne, con tante storie importanti come quella di Eleonora, ma come tutte insomma le storie che arrivano nei nostri ambulatori, io in particolare sentivo l'esigenza di creare qualcosa che potesse dare un dopo, perché il problema, non il problema, però la necessità di tante donne è proprio quella del ricominciare o di rimettersi in gioco nel dopo aver superato tutta la fase delle terapie, tutta la fase ospedaliera, quando viene loro detto di ritornare a una vita normale, perché per fortuna oggigiorno i numeri sono molto positivi in questo senso, si guarisce dal tumore al seno e si ritorna a fare una vita come quella di prima, che non è più quella di prima perché il corpo è cambiato, le situazioni sono cambiate e appunto a loro viene detto di sicuramente praticare sport, perché lo sport e l'attività fisica è una delle indicazioni maggiori insieme alla dieta e insieme alla cura farmacologica per evitare poi una recidiva, quindi una forma di prevenzione, certo, terziaria. Quindi io come riabilitatrice mi sono occupata di molte donne nella fase appunto ospedaliera, ma poi sentivamo il bisogno di creare qualcosa nel posto ospedaliero, proprio perché la riabilitazione non si ferma sul lettino di un fisioterapista, certo, la riabilitazione deve in qualche modo continuare perché ci sono delle complicanze che possono venire fuori nel tempo. Nomino ad esempio l'infedema, cioè il fatto che il braccio di una donna, certo, che viene operata può creare appunto un edema, un linfedema, e lo può creare anche a distanza di 5 anni, 10 anni, quelli che vengono considerati linfedemi tardivi. E quindi bisogna fare prevenzione. Ed è importante proprio per questo fare anche un tipo di attività specifica. Tra l'altro, tra qualche settimana avremo l'opportunità di avere ospite anche la professoressa Rossana Berardi, che insomma è un po' la fautrice di tutto questo, la catalizzatrice. Ma proprio grazie a lei ho scoperto e ho capito che il fatto che voi, al di là dell'associazione, vi approcciate tutte quante allo sport, che hanno a che fare con, in questo caso, con il mare, come ad esempio remare e vogare, proprio il movimento del vogare è uno di quei movimenti propedeutici proprio per riabilitarsi e far sì che queste problematiche non ritornino fuori, giusto? Sì, sì. Nello specifico, infatti, la nostra associazione è nata per... tra le altre cose, tra i vari progetti, per realizzare un progetto di Dragon Boat, per creare una squadra di donne in rosa, che è un grande movimento a livello nazionale e internazionale, che fa proprio questo, cioè dà la possibilità alle donne attraverso lo sport comunque di praticare una forma anche di riabilitazione. Però le dragonesse che vanno sul Dragon Boat non sono solo quelle che remano, perché voi partecipate anche delle regate veliche, insomma siete competitive su vari fronti. Noi siamo tante cose, siamo appunto infinite in questo senso, perché veramente ci troviamo a fare di tutto, però in realtà
No, il Dragon Boat nasce proprio come imbarcazione dove sì. si voga con una sì. pagaia specifica, si fa un gesto motorio molto particolare, molto tecnico, che è proprio quello che dà la possibilità al braccio di, alle braccia, insomma, in qualche modo di non bloccarsi a livello articolare e di prevenire l'edema. Ma la forza del Dragon Boat non è solo nella, nella pratica sportiva, ma è in quello che il, nella magia del dragone. Questa barca unisce, costringe 20 persone a pagaiare tutte insieme all'unisono. All'unisono. Quindi c'è una forma di condivisione e di appunto fare insieme, non si è più da soli. Ma insieme, gruppo, unite per un unico obiettivo. C'è un unico obiettivo e c'è una... una scena che noi tutti abbiamo molto in mente nel momento in cui pagaiamo, che è il fatto proprio di andare a cercare in qualche modo l'acqua buona, che è sempre quella che sta avanti, certo. e dietro nella barca invece lasciamo la scia di tutto quello che in qualche modo è passato, che c'è, non si cancella perché c'è, però rimane alle spalle. Quante siete nell'associazione che avete costituito? Allora, ad oggi l'associazione conta 25 socie fondatrici ed è una particolarità per un'associazione di volontariato avere così tante socie fondatrici, proprio a dimostrazione della spinta nostra nel volere questa associazione. E siamo una trentina attualmente, di, forse di più, una quarantina di soci al sì. momento, sia soci sostenitori, sia soci ovviamente volontari. Attivi e sportive. E sportive, e sportive. Senti, invece Leonora, ecco, da questa esperienza, sei di, prima lo eri sportiva? Assolutamente no. Ecco, sei diventata, immagino, molto competitiva come tutte le altre ragazze. Guarda, il bello di praticare Dragon Boat in rosa è che c'è questa parte competitiva che è naturale, perché poi, come, come diciamo sempre, vincere piace a tutti. Partecipare è importante, è fondamentale, ma vincere piace a tutti. Ma è quella parte che diceva Rachele che è ancora più importante, cioè il sentirsi parte in prima battuta di un equipaggio, equipaggio della tua squadra, le persone con le quali condividi gli allenamenti, condividi le giornate, con cui condividi tante cose, che non significa per forza, assolutamente, non significa parlare di malattia. Quando stiamo insieme, la nostra squadra è formata da donne operate e supporter. Le supporter sono donne che non hanno fatto il percorso di, dell'operazione piuttosto che delle terapie, ma sono amiche. Essenzialmente donne che condividono con noi il bello dello, dello stare insieme e del praticare il Dragon Boat, e sono fondamentali anche per quello che stavo dicendo, cioè il condividere degli spazi in cui non si parla di malattia, ma si sa che se ce n'è la necessità si può trovare a fianco a te qualcuno che capisce, che l'ha vissuto come te, che quindi può darti quella parola o quel sostegno che magari hai timore di cercare fuori perché potrebbero, certo. potrebbe non essere accolto e compreso. E quindi ti dicevo, il, la scoperta dello sport per me è stata assolutamente nuova con il Dragon Boat, e anzi è stata un'occasione di potermi confrontare appunto non solo e fare qualcosa non solo con le mie compagne di squadra, ma poi partecipando a gare fra le quali l'ultima cosa che abbiamo fatto è stato il, l'Europeo di Ravenna, con un contesto internazionale, perché poi il movimento delle donne in rosa è un movimento appunto internazionale che va dal, dall'Australia agli Stati Uniti al, al Nord Europa, e in questi contesti ti trovi ad essere parte di un grande abbraccio, come lo chiamiamo noi, che è il grande abbraccio delle, delle donne in rosa, e lì ci si rende conto della anche potenza che spigionano, no? Queste situazioni, queste emozioni vissute anche insieme in condivisione, e in un'occasione come quella proprio credo che sia un mix tra, tra tutto, insomma. Quello che volevo chiederti a questo punto è come funziona, nel senso tu continui ovviamente a seguire il tuo percorso di riabilitazione, ma ti devi allenare. Quante volte vi allenate, per quanto tempo, che tipo di allenamento fate e quando saranno le prossime competizioni?
Allora, noi ci alleniamo in questo momento due volte a settimana. In palestra perché il mare ci, durante la stagione invernale è complicato, non sempre il meteo ci assiste, quindi non sempre c'è possibile uscire in mare. Quindi al momento ci stiamo allenando il giovedì in palestra e la domenica in piscina, e appunto ci serve per fare tutta quella che è l'attività aerobica e appunto gli allenamenti anche in acqua, di preparazione fisica in acqua. Poi nel momento in cui il meteo ci assiste, continuiamo con i due allenamenti a settimana barra tre, in vista delle competizioni, quando siamo più a ridosso delle competizioni, direttamente sul Dragon Boat, e lì ci alleniamo nel tratto di mare antistante la concessione dei Marinai d'Italia a Porto Sant'Elpidio. Lì abbiamo il nostro campo base, diciamo, e da lì partiamo appunto per le nostre pagaiate. Vi state adesso comunque preparando e tenendo in forma, perché ovviamente oltre a doverlo fare come percorso di ripresa, appunto vi preparate a qualche competizione. Tra un po' inizieranno, la stagione è alle porte. La stagione è alle porte, inizierà a giugno con il trofeo LIT, che è il trofeo italiano che raccoglie un po' tutte quante le squadre d'Italia, che ci riunisce appunto a livello nazionale tra tutte quelle che sono le squadre più presenti. La LILT è associazione che fa prevenzione da questo punto di vista, fra l'altro c'è stata anche molto a noi molto vicina nel sostenerci nella nostra formazione, e a giugno ci sarà a Palermo il trofeo che ci vedrà partecipare come via terra prima, non circunnavigando, arriverete lì naturalmente a partire da lontano, insomma non sarà facile. Una curiosità, ma poi presidente Rachele, sì. Cioè chi è che motiva anche sulla barca tutte queste ragazze, tutte queste donne? Beh, ci sono, timoniere. Ecco, ci sono diverse figure in squadra. C'è la nostra capitana, che è ovviamente il nostro punto di riferimento per la squadra. C'è la nostra coach, che è quella che in qualche modo gestisce l'allenamento e frena i nostri entusiasmi a tavola e le nostre goliardie anche durante l'allenamento, quindi ci richiama un po' all'ordine. Poi abbiamo avuto la fortuna di conoscere delle persone straordinarie che da sempre sono nel mondo del volontariato, che si occupano, cioè loro si occupano di fare canottaggio per i ragazzi disabili e hanno molta esperienza in mare, quindi Enzo, Gilberto, Renato sono persone che ci aiutano in questo momento nella parte più tecnica, quindi fanno da timonieri, fanno insomma da aiuto in questo momento. Stanno proprio ristrutturando la nostra barca, quindi sono... Insomma, come si chiama la barca? Teresina. Teresina, eccola, penso che sia questa... Lei è un'imbarcazione da 10 posti con cui ci stiamo allenando adesso, che ci è stata gentilmente prestata dalla squadra di Falconara, altrimenti non avremmo potuto fare i nostri allenamenti, però tramite appunto l'associazione siamo riusciti adesso a comprare la nostra imbarcazione, che è in fase di restyling. Sì, e sarà pronta insomma a giugno e la battezzeremo in acqua, pronta per darci insomma supporto nell'allenamento. Ecco, Teresina sarà pronta, ma vorrei capire, siete tante di dragonesse nelle Marche, in Italia così, nelle Marche siete l'ultima associazione nata praticamente, sì. Perché adesso a ottobre 2023, e avete scelto il mese di ottobre perché è il mese della prevenzione, e proprio qui vorrei chiedervi, insomma, oggi è fondamentale, no, fare la prevenzione, tu l'hai scoperto per puro caso, ma proprio, fra l'altro, dalla scoperta per puro caso e dalla tua esperienza familiare, visto che era un ospite conosciuto, poco desiderato, ma che albergava all'interno della tua famiglia già, che cosa ti sentiresti di dire? Come approcciare? Magari uno, se non sente il bisogno di fare dei controlli, oggettivamente non li fa, ma che cosa ti sentiresti di dire? Io mi sento di dire lasciare da parte il paure, timori di qualsiasi tipo, lo dico proprio venendo dalla mia esperienza personale, perché in me la paura ha giocato un brutto scherzo, e se non avessi avuto quel controllo fortuito non probabilmente, sicuramente non sarebbe andata come è andata.
Quindi oggi, posso dire dalla mia esperienza personale, quello che faceva tanto paura era l'aver visto nel passato quel che poteva succedere. Oggi è molto diverso, ma soprattutto è diverso il fatto che intervenendo prima, intervenendo per tempo, intervenendo anche con test, io parlo per la mia storia personale, per esempio ho intrapreso un percorso di test genetico per vedere se questa cosa è familiare o è ereditaria. E da questo punto di vista lo ritengo fondamentale sia per quello che poi potrò andare a fare successivamente, perché potrò da una parte decidere un determinato tipo di follow up, quindi con controlli più rigorosi, più ravvicinati per il seno che è rimasto integro, oppure potrò decidere di fare quella che viene denominata in maniera conosciuta a livello generale come l'operazione Jolie. Esattamente, l'operazione che ha affrontato Angelina Jolie, che ovviamente aveva una mutazione del gene del BRCA1, che è appunto dà una predisposizione allo sviluppare in maniera, diciamo in maniera semplicistica, più facilmente il carcinoma mammario. E lei ha fatto questa operazione non essendo ancora stata colpita dal tumore, ma l'ha fatta proprio in maniera preventiva, quindi molte donne scelgono di farlo, ma comunque è ovviamente... c'è il supporto psicologico prima di affrontare un percorso del genere per la scelta, ovviamente, comunque l'importante, ragazze, è che anche se si sta bene, un'attenzione particolare oggi siamo tenute a darla per rispetto verso noi stesse, perché ci si può salvare, giusto? Voi con la vostra associazione, oltre a fare sport, a tenere unito un bel gruppo, a creare energia, fate anche divulgazione, vero Presidente? Sì. L'idea dell'associazione, oltre appunto all'attività sportiva, è nata proprio per questo, per l'esigenza nel territorio di creare un supporto formativo, informativo, capillare, proprio per fare in modo che ci sia una coscienza in tutte le donne, e proprio per andare a in qualche modo cercare la propria salute. Noi siamo padrone in qualche modo del nostro corpo e della nostra salute, e abbiamo il dovere di riuscire, insomma, a prevenire ciò che si può. Oggigiorno prevenire il tumore al seno si può con esami molto facili, poco invasivi, quindi è un nostro dovere prima di ogni altra cosa. E l'associazione si pone tra i vari obiettivi proprio quello di riuscire a creare una sensibilità insieme ad altre associazioni, insieme al territorio, alle istituzioni, alle strutture sanitarie del nostro territorio, di andare proprio a creare uno strato, una rete che permetta a chiunque ha dei dubbi, delle domande, perché spesso per ingenuità, per ignoranza non si sanno le cose, quindi si ignorano e in questi casi non si può. grazie alle mie ospiti davvero di cuore, in bocca al lupo per le prossime competizioni sportive. Io vorrei ringraziare la vicepresidente, solo perché è di mano, insomma, Eleonora Ciaralli, e alla presidente dell'associazione Infinite, che è ODV, che è Rachele Zeppilli. Grazie per essere state con noi, grazie ancora. Grazie a te. Noi invece ci fermiamo solo per qualche istante, ma proprio pochissimi istanti, torniamo insieme per l'ultimo momento. Vi assicuro che abbiamo una storia davvero incredibile da raccontarvi, veramente quasi una spy story, ma quasi. A tra poco. Eccoci, allora, di nuovo ritornati. Vi avevo annunciato che vi avrei raccontato e fatto scoprire una storia veramente molto interessante che riguarda una donna che ha avuto
diciamo, una vita intensa lavorativamente parlando, insomma, già capo di gabinetto della Questura di Ancona, dopo 37 anni di onorato servizio, insomma, si è fermata nell'attività. Sto parlando di Cinzia Nicolini, che è qui con noi ospite a Vera Mattina. Ben trovata. Grazie e ben trovata a voi. Allora, una donna che è entrata nel mondo della polizia giovanissima, due lauree che insomma le hanno permesso di raggiungere i vertici nel suo lavoro, e un'esperienza incredibile che noi siamo abituati a vedere più che altro nei film americani, ma infatti l'esperienza è dovuta dopo un corso con la DEA, che è questa associazione che si occupa di infiltrazioni, di fare scoperte per i narcotrafficanti, per tutto quello che è, insomma, il mondo sommerso di quello che succede per i trafficanti di droga, per scoprire i vari omicidi o anche l'intelligence americana. Io lo vorrei far raccontare direttamente da Cinzia, perché insomma, per 4 anni della sua vita poi è diventata una undercover, una donna sotto copertura. Esattamente, sì, ho iniziato lavorando semplicemente, insomma, nella Questura di Ancona. E poi, dopo un po' di tempo all'interno della questura, dove svolgevo tranquillamente il mio lavoro, a quella che era la ex Criminalpol Marche, e arrivò un dirigente che forse comprese quello che io ancora non avevo sentito in me, e mi propose questo corso a Roma alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, dove c'erano anche dei poliziotti della DEA americana, per la formazione di agenti sotto copertura. Questi agenti sotto copertura solitamente, consentimi Daniela il vocabolo, vengono utilizzati, tra virgolette, in operazioni abbastanza importanti, per scompaginare organizzazioni dedite allo spaccio, alla prostituzione, insomma a tanti reati che sono abbastanza complessi. Per quel che riguarda me, mi sono occupata di antidroga, quindi di droga, e sono partita forse anche con un pizzico di incoscienza all'inizio. A che età? Ho iniziato nel 92-93, insomma così. E sono partita e ho fatto questo bellissimo corso, molto molto intenso dal punto di vista psicologico soprattutto, perché questo corso forma ad affrontare anche situazioni che, per quanto si studiano a tavolino, poi nella realtà possono modificarsi. Sono partita, ho fatto questo corso, ho superato questo corso, sono tornata ed è iniziata così questa avventura, che poi è durata ben 4 anni, sia in Italia che all'estero. Ecco, ti muovevi con una sorta di piccolo gruppo ristretto di undercover, di agenti sotto copertura, e lo hai fatto, che è quasi diventato una tua seconda famiglia, perché ovviamente nei confronti dei propri colleghi ci deve essere la massima fiducia estrema, perché in realtà loro mettono la loro vita nelle tue mani e viceversa, tu la metti nelle loro, quindi deve esserci completa fiducia. Siete partiti in varie missioni, tu addirittura, leggevo da un'intervista rilasciata, che in queste missioni addirittura ti sei trasformata in una boss. Adesso mi rimane un po' difficile crederlo, perché sei una donna molto affabile, con un'espressione anche dolce, no? Quindi difficile capire come ci si trasforma, no? Quasi siete chiamati a quasi una prova attoriale. È difficile da comprendere, ma non da realizzare, perché quando si entra in questo mondo, e soprattutto si entra in contatto con degli spacciatori di calibro ovviamente medio-alto, esiste un qualche regolamento, no? Tra virgolette, e quindi ti vedono come una criminale, ti vedono come un capo di un'organizzazione,
alla loro pari. Non è stato di nessun, non c'è stato nessun problema per il fatto che io fossi donna, e forse questo mio atteggiamento, questa mia corporatura minuta, insomma questa mia espressione tranquilla, forse mi ha aiutato. Ti fa sembrare comunque sempre fredda e lucida in ogni situazione, probabilmente l'autorevolezza arriva da quello, non da uno sguardo magari feroce o da un'impostazione aggressiva anche nell'aspetto, giusto? Sì, certo, certo, è così. Ovviamente ogni volta che ci accostavamo a un'operazione si studiava a tavolino la persona, si cercava di comprendere come meglio entrare in sintonia con chi stava davanti, con lo spacciatore, con il criminale. Però ecco, poi certo la freddezza, la capacità di decidere al momento cosa dire, come dirlo, come affrontare la persona. Ti faccio un esempio. Sì, esatto. Una delle operazioni che mi hanno segnata di più in positivo dal punto di vista morale, perché poi ha avuto un epilogo molto intenso e molto bello, al di là del finale, cioè dell'arresto, insomma dell'operazione che è andata a buon fine, ha preso anche un'altra direzione dove è prevalsa l'umanità, no? Nel senso che questa persona da criminale si è poi trasformato, ha avuto una nuova vita, quindi un nuovo percorso, una rinascita. E faccio un passo indietro, dicevo che si studia la persona con la quale andrai a incontrarti, e questa persona, il primo appuntamento che ho avuto, non mi ha tolto mai lo sguardo di dosso, cioè mi ha sempre guardata fissa negli occhi. E in quel momento io ho fatto la stessa cosa, cioè per un'ora di conversazione, che non solamente gli ultimi minuti, diciamo così, hanno preso l'andazzo che volevo io, insomma, non ho mai distolto lo sguardo. E dopo, a cose finite, lui mi ha detto questo, dice: mi ha colpito questo fatto che hai tenuto testa e non hai distolto mai lo sguardo. E aveva capito che tu fossi un agente sotto no, copertura? No, assolutamente no. Neanche dopo a cose Neanche fatte? È stato molto, molto intenso anche questo momento. Dopo l'arresto io sono entrata nella stanza del commissariato, ci appoggiavamo a un commissariato, e lui è stato molto, la prima cosa che mi ha detto, dice: mi dispiace che ti hanno arrestata, farò di tutto per evitare che tu vada in mezzo. Io ho tirato fuori la mia placca, il mio tesserino, e lì ha capito. Quindi ecco, solamente dopo. Tu hai detto che è una bella storia questa, perché questa persona da boss, da persona diciamo da criminale, insomma, è poi stato riabilitato. Si è riabilitato di spontanea volontà, o il percorso diciamo ce lo avete portato voi a collaborare poi ad avere insomma una seconda vita? Questa persona forse è l'unica che io ho conosciuto nella mia carriera che poi ha fatto quest'altra strada, no? Questo percorso di rinascita. Ha deciso da solo, ha iniziato a collaborare, quindi l'operazione terminata ha avuto un altro sviluppo, ovviamente, a seguito della sua collaborazione, e ha scontato la sua pena, e con l'aiuto di mio e della mia squadra, perché forse avevamo capito che questa persona poteva cambiare, e abbiamo avuto ragione. Ora è un uomo libero che ha pagato il suo debito tanti anni fa con la giustizia, si è rifatto una vita, un lavoro onesto, ed è felice.
Beh, questa è anche una bella storia da raccontare, ce ne sono a volte di storie come queste, non sempre, insomma, quelli che possono essere dei criminali, che hanno intrapreso una vita da criminale, non sempre lo fanno perché è una vocazione, magari si trovano nella vita ad affrontare per forza un percorso perché magari hanno poche scelte. Io quello che vorrei capire è insomma, il rapporto con questa figura, la tua figura, no, di diciamo infiltrata. La paura, quanto conta la paura? In me, Daniela, ha contato moltissimo, nel senso che è sempre stata la mia compagna in questi 4 anni. E lo dico senza timore, anzi, forse è stata proprio la paura, la non tensione, ma averla come compagna, no? La paura di sbagliare, era un misto di paura, non era un'unica paura, era la paura di deludere i miei colleghi, la paura di non arrivare alla fine, la paura per me stessa, perché certo, comunque in questi anni ci sono stati dei momenti pericolosi. E quindi è stata una mia compagna. Non t'ha mai messo i bastoni tra le ruote, cioè non t'ha mai paralizzato di fronte a una situazione pericolosa? No, non mi ha mai paralizzato, anzi è stata sempre una sprone per stare sempre molto più attenta, concentrata, fredda, e quindi mi ha dato quella capacità di reagire a situazioni anche qualche volta un po' di tensione. Ecco, la paura è vero, potrebbe giocare un brutto scherzo, in questo caso per fortuna è stata compagna e alleata, però le situazioni di pericolo sicuramente le hai vissute, anche perché un agente sotto copertura, come potrebbe succedere a noi in una diretta, no? Qualcosa non va, un microfono non funziona, qualche volta un collegamento salta, ovviamente noi lo diciamo, i nostri sono problemi, però i microfoni li utilizzate anche voi, delle microspie per stare in contatto, perché c'è una centrale che vi dà delle indicazioni. Quando vi trovate in un momento in cui salta tutto e ti senti solo a dover agire, situazioni di pericolo come queste ne hai vissute? Sì, ce ne sono state tante, più o meno intense, anche ecco di microfoni che non funzionavano, di cambiamenti dell'ultimo minuto, però come ripeto, forse anche sono tanti gli ingredienti, no, che fanno un buon agente sotto copertura, quindi dicevo la freddezza, il timore che ti fa rimanere svegli, o anche molta fantasia, diciamo che anche quella ha giocato un ruolo fondamentale. Allora, diciamo che abbiamo detto che tu sei stata anche, hai ricoperto il ruolo del boss appunto in alcune situazioni come quella che abbiamo raccontato, poi è andata a buon fine, però uno dice vabbè, allora la polizia si pone sullo stesso piano di quelli che sono i criminali, no? Qual è il confine tra legalità e illegalità, dove si può muovere un agente sotto copertura? Ci sono dei tanti limiti, perché la legge ovviamente tende a evitare che un agente sotto copertura possa in qualche modo portare il criminale a commettere un reato, quindi agisce sempre un momento prima. Ci sono tanti limiti che si osservano obbligatoriamente e questo porta il poliziotto anche ad essere visto non come comunemente molte persone ci vedono, gli sbirri, no? Uh-huh. che danno fastidio, no? Che fermano, danno fastidio. Siamo quelle persone che con dedizione, con tanto amore, sacrificando i propri affetti, anche il proprio tempo. Io ho passato giornate intere nell'ufficio e insieme ai miei compagni di lavoro. È quello che corre quando il cittadino ha bisogno, e anche in questo caso è quello che a volte mette proprio a repentaglio la propria vita per scompaginare un'organizzazione che spaccia stupefacenti, che come sappiamo tutti fanno male ai giovani, ai nostri giovani, insomma alla società. Quindi è un modo anche di vedere il poliziotto in una maniera diversa.
Cinzia, noi ci interrompiamo un attimo e poi sul volgere della fine, cioè alla fine ti chiederò qual è stata l'emozione che ti sei riportata e che cosa consiglieresti magari a un giovane che si avvicina a questo tipo di attività. Ma lo facciamo tra pochissimo perché adesso siamo collegati con Sergio Cinquino che da Loreto ci farà una brevissima postilla sul fatto che la città di Loreto come le Marche si stanno preparando al Giubileo 2025. Sergio, ben trovato, salutaci il tuo ospite. Sì, buongiorno a te Daniela. Siamo proprio nella piazza della Basilica di Loreto, detto bene, una città che comincia a prepararsi al Giubileo, ma anche una città che nell'ambito del Sinodo si prepara anche a questo evento, e oggi ci sono oltre 300 religiosi qui a Loreto nella Basilica, nell'incontro proprio per il Sinodo, con un incontro anche conviviale. Qui a fianco a me abbiamo Don Michele Rossini della diocesi di Pesaro, è uno degli oltre 300. Innanzitutto buongiorno, quindi un giubileo molto atteso, ma in questo caso questo sinodo, questo momento di cammino che vede voi religiosi in questo caso ritrovarvi qui in Basilica. Prima di mezzogiorno, poi ci sarà anche la preghiera dell'Angelus. Buongiorno. Buongiorno. Certo, per noi è veramente un'occasione bella. Intanto è da tanti anni che viviamo un po' questo incontro con tutti un po', insomma, i sacerdoti della regione delle Marche insieme ai nostri vescovi. È un'occasione di confronto anche su temi importanti a livello pastorale. È l'occasione per vivere, come ci indica Papa Francesco, lo spirito di sinodalità, che significa cioè camminare insieme seguendo, ecco, gli insegnamenti per noi cristiani ovviamente di Gesù. Ed è bello perché è un momento anche di fraternità dove ci si ritrova, ci si rincontra anche con tanti confratelli che magari era da tanto tempo in cui non ci si vedeva, ecco. Quindi un momento veramente bello, insomma. In un luogo che è sempre un luogo di grandi intensità e di grandi emozioni, adesso con l'attesa del Giubileo ci sarà probabilmente in questi prossimi mesi e poi anche in tutto il 2025 davvero milioni di pellegrini che arriveranno qui a Loreto. Certo, un bellissimo momento. E comunque sempre per vivere sentirsi parte di questa grande famiglia e vivere un po' nello spirito della coinonia, cioè della comunità, e crescere secondo come anche, ecco, Gesù, ecco, ci ha indicato. E quindi sono momenti importanti, poi che qui Loreto per tutti noi è sempre un po', possiamo dire, il cuore, no? Affidarsi anche all'intercessione di Maria, che è un po', ecco, colei che ci accompagna anche in questo cammino di crescita nella fede per tutti. Grazie davvero a Don Michele Rossini che ha avuto la pazienza di rimanere qui a fianco a noi, era impegnato in questo incontro, grazie davvero, poi l'incontro che proseguirà nelle prossime ore qui sempre a Loreto, dove ricordo oltre 300 sacerdoti della regione sono andati appuntamento per fare anche un momento di incontro per il sinodo. Grazie a voi, se non avete altre domande da studio. No, grazie Sergio, qualche puntualizzazione lo dico per essere precisi, il 24 dicembre 2024 inizierà ufficialmente, verrà dato via da Roma l'anno giubilare che ci coinvolgerà. 20 anni fa nel 2000 ha avuto veramente dei numeri incredibili e immagino che nella città di Loreto, nella regione Marche, quindi arrivino altrettanti insomma fedeli e non solo, anche turisti. E 2025, sì, sicuramente l'anno del giubileo, così come abbiamo messo in risalto, c'è da dire che in questa città, ho segnalato, si attendono davvero milioni di fedeli, milioni di pellegrini. Poi nel corso del TG avremo anche modo di intervistare il responsabile dell'accoglienza che ci parlerà di questi dettagli più strettamente collegati al Giubileo. A te.
Grazie, grazie Sergio Cinquino, grazie a padre Rosini, e noi invece ritorniamo in studio per l'ultimo momento, insomma, per ritornare a parlare di questa vita incredibile che il già capo di gabinetto della questura di Ancona ha svolto per 4 anni, una donna sotto copertura, per la giustizia, una donna sotto copertura che però a casa nel frattempo aveva una famiglia ad attenderla con 2 figlie. 2 figlie. A casa com'è il... Beh, sono riuscita con pazienza a far comprendere soprattutto alle mie figlie, perché mio marito fa lo stesso mio lavoro, che il tempo è relativo. Quindi si festeggiava le occasioni, i compleanni, quando eravamo insieme, non nella data stabilita. E questo è così, e siamo riusciti ad andare avanti. 2 figlie di 2 poliziotti, o comunque di 2 persone delle forze dell'ordine, non deve essere semplice, ma sicuramente avranno praticamente saranno cresciute con molte regole. Ahimè, sì. sì, molte regole, molti no. Però a fin di bene. Naturalmente. Io invece vorrei chiudere con un messaggio, cioè da persona che ha affrontato diverse esperienze anche così forti, così estremamente forti, alle giovani donne che si avvicinano a questo tipo di attività, a questo lavoro, che sono appassionate di corsi, a volte ci si anche lascia affascinare, no? Da quello un po' che la televisione ci rimanda, dai film, dalle cose, no? E a volte ci si lascia avvicinare, ma si è impreparati ad affrontare un percorso del genere. Che cosa potrebbe consigliare? Non è così come nelle fiction, esatto. Ovviamente è la vita reale, però il lavoro, per quanto mi riguarda, il lavoro del poliziotto è un lavoro meraviglioso, quindi di tentare, di provare e di aver fiducia in se stessi. Io vorrei ringraziare Cinzia Nicolini, che oggi nella sua vita, che non è più poliziotto ma si dedica veramente a tantissime attività, avremo modo anche di raccontare e di parlarne, ma intanto grazie per l'esperienza raccontata, una parte di vita, un pezzo di vita che in qualche modo ci rende orgogliosi di averla avuta qui nella questura di Ancona e a lavorare anche per questa regione. Grazie a voi di avermi invitato. Vera Mattina si conclude così, una mattinata intensa, siamo andati veloci, tanti ospiti, tante esperienze, tanti racconti. Spero che vi siate portati a casa il meglio in questo pomeriggio, ripensando a quelle tante chiacchiere, discussioni e consigli che vi abbiamo dato. Noi naturalmente rimaniamo a vostra disposizione, la programmazione su Vera TV prosegue. Noi ci vediamo la prossima settimana, domani ci sarà la collega Stefania Serino. A voi.